La parola di oggi è ordalia. Se si guarda l'etimologia, la parola andrebbe pronunciata ordalia. Infatti deriva dall'inglese antico ordalle, che voleva dire giudizio di Dio. Curiosamente la parola è stata acquisita dal tardo latino e trasformata in ordalium. Poi però è passata in Francia, diventando ordalie. E da qui è tornata in Italia con la pronuncia francesizzata, ma ormai consolidata, di ordalia. Anche le parole girano per il mondo. Ma cos'era l'ordalia? Se volessimo metterla sull'ironico, potremmo dire che era un modo di ridurre drasticamente la durata di un processo. Infatti, nel Medioevo si cominciò a usare questo termine per indicare il giudizio di Dio, cioè una prova rischiosa e cruenta alla quale veniva sottoposto un accusato, e il cui esito era determinante per il riconoscimento dell'innocenza o della colpevolezza dell'accusato stesso. Con la stessa parola veniva talvolta definito anche il duello giudiziario, una forma di duello diffusa durante il Medioevo in Europa, in particolare presso i popoli germanici, con il quale una contesa giudiziaria veniva risolta attraverso il combattimento tra i due contendenti, oppure fra i loro campioni. La determinazione dell'innocenza derivava dal superamento della prova, o dalla rapida guarigione delle lesioni riportate, oppure dalla vittoria nel duello. L'ordalia era una procedura basata sulla premessa che Dio avrebbe aiutato chi si proclamava innocente nel caso lo fosse davvero. E quindi la riuscita o meno della prova era considerata una diretta manifestazione della volontà divina. Poiché però le prove erano generalmente terribili, con largo uso di fuoco, ferri roventi, immersioni con pesanti zavorre, duelli, eccetera, i colpevoli nel Medioevo erano veramente tanti. Formulata l'accusa, al giudice spettava solo di decidere se si dovesse ricorrere al giudizio di Dio. Qui si esauriva la sua competenza, perché la sentenza era direttamente conseguente all'esito della modalità stabilita. Non si crede però che l'ordalia sia un'invenzione medievale, perché seppure con altri nomi ne troviamo tracce, qualche volta un po' leggendarie, in documenti o in raffigurazioni molto più antichi. Ad esempio a Roma, sotto Tarquinio Prisco, vigeva la cosiddetta pena cullei, da culleus sacco, nella quale il presunto colpevole, legato ai polsi e dotato di una corta spada, veniva chiuso in un sacco con vari animali e poi immerso nel fiume. Se si liberava, aveva evidentemente il consenso degli dei ed era dunque considerato innocente, altrimenti la sua morte appariva la giusta punizione. Tornando all'ordalia medievale, questa era effettuata sotto il controllo del clero locale, su mandato del giudice. Il giudizio di Dio, preceduto da formule e preghiere, diventava quindi una cerimonia religiosa rispettata dal popolo. Sorprendentemente, le registrazioni giudiziarie di questi procedimenti riportano anche un discreto numero di assoluzioni. Ma forse questo dipendeva dal fatto che i sacerdoti, grazie anche alle rivelazioni delle confessioni, regolassero in qualche modo l'ordalia in modo da ottenere un verdetto coerente con le loro convinzioni. In Inghilterra l'ordalia iniziò a cadere in disuso nel 1166, quando Enrico II la limitò ai casi in cui non si riteneva possibile alcun'altra prova, come ad esempio per gli omicidi senza testimoni o per i crimini come la stregoneria. Nel 1215 il Quarto Concilio Laterano vietò al clero cattolico di amministrare le ordalie. Nella Costituzione di Melfi del 1231 anche Federico II di Svevia proibì l'ordalia, considerata irrazionale. Questa pratica disumana continuò però contro le streghe fino al XVII secolo nell'Europa occidentale e più a lungo altrove. Peraltro, secondo taluni, come ad esempio Voltaire, questa pratica continuò ad esistere mascherata sotto la fattispecie della tortura giudiziaria fino al XVIII secolo, quando con l'Illuminismo tali pratiche furono definitivamente eliminate, almeno ufficialmente, a giudicare da episodi che ancora oggi accadono praticamente in tutto il mondo e che definire ambigui è un eufemismo. Oggi fortunatamente si cita l'ordalia solo con modi ironici e in occasioni scherzose, come ad esempio quando, sbeffeggiando i rivali, si cita il giudizio di Dio in occasione di un rigore concesso troppo benevolmente alla squadra avversaria e maldestramente sbagliato dal campione nemico. Arrivederci a presto con una nuova parola.